Bene, buonasera, bentrovati, vediamo chi abbiamo già in linea. Ciao Damiano, ciao Tony, ciao Diego, è un piacere ritrovarvi dopo la insomma settimana, la dura settimana dei World Games Days, almeno dura per me, ma anche penso per tutti coloro che hanno attraversato mezza Italia per venire a trovarci a Latina, che per tre giorni posso affermare che è stata la capitale del board world game in Italia. Chiaro che magari Latina non è proprio Milano, Roma, Torino, una grande città, ma spero che vi siate trovati bene e soprattutto, come abbiamo già detto nel gruppo, mi pare che ci sia stata soddisfazione da parte di tutti i convenuti. Bene, comunque vorrei chiudere con oggi, diciamo, l'analisi dei World Games Days, magari ne parleremo in futuro, ma già proiettati per la prossima edizione. Oggi continuo con l'analisi dei wargame secondo noi da tenere nella libreria, sia per quanto abbiamo stabilito nel Vexillum 2023, che va a premiare i migliori wargame 2022, sia per quella, ricorda Diego, quella famosa, visto che era interessato, quella famosa libreria che non ho abbandonato, ma è tutto materiale per i prossimi podcast. Questa settimana dovrei riuscire ad andare in onda almeno due volte col podcast, quindi già annuncio che venerdì, a meno di impegni dell'ultimo momento, ci sarò, poi vediamo un po' se dipende sempre dal lavoro da che ora finisco, ma in ogni caso vorrei, come detto in precedenza, aumentare, come è stato sempre, le puntate del podcast a due o tre puntate settimanale, alternando ai video che dovrebbero tornare domani, spero, perché devo ancora rimettermi al lavoro sui wargame delle serie, vedi Giulio Caesar. Devo finire, se ben vi ricordate, ho dovuto fermare per due settimane il completamento di Holland 44, il gioco di Simonic, quindi vediamo un po' come si sviluppano le prossime settimane, ma dovrei tornare a una cadenza costante e più presente. In ogni caso, visto che anche un solo podcast a settimana diventa un bel momento per me, per voi, per ritrovarci a chiacchierare il wargame, in ogni caso non ci mancano le chiacchierate del wargame alla luce di quanto abbiamo visto in questi tre giorni. Ho fatto un resoconto, l'hanno fatto anche tutti gli altri convenuti, il mio commento era principalmente un'analisi, ma un impegno a migliorare quello che ovviamente non ha funzionato ai World Games Days. C'è sempre qualcosa, ciao Paolo, benvenuto, c'è sempre qualcosa che non funziona, e quindi non bisogna mai sedersi, non bisogna mai cullarsi negli allori, ma pensare ai prossimi appuntamenti. Ecco, Paolo poi, che da Bologna ci ha raggiunto a Latina, mi è piaciuto il suo tavolo di Paolo Carraro con Global War. Ho messo proprio una foto sul gruppo SPI, molto seguito, questo gruppo insomma per me è il secondo gruppo dopo quello principale, e dunque sono contento che Paolo abbia presentato Global War. L'angolo SPI di Paolo Badellino e Ronald Peschiani, peccato ecco che Damiano, che purtroppo non era fra noi, non ci abbia raggiunto, ma spero che l'anno prossimo siate presenti. Paolo Carraro dice edizione mitica, dal dado al dodo al dudo, sì, devo dire che anche l'asta, solo due titoli invenduti dei 117, e fra l'altro questa volta siamo andati molto bene con l'orario, abbiamo iniziato prima, più snelli, e quindi bene anche con l'asta. Ovviamente l'unico neo è la domenica pomeriggio, ma in quanto molte persone tornano a casa, non è proprio ben collegata, quindi la gente per arrivare qualche attimo prima a casa ci ha lasciato in anticipo, ma tutto sommato se vi affacciavate anche la domenica mattina fino all'orario pranzo, ancora i tavoli erano pieni di gente che giocava, e soprattutto con i tornei sono riusciti, malgrado
la non eccezionale partecipazione, ma i tornei sono andati molto bene, tanto è vero che parleremo anche di tornei e dei giochi protagonisti di questi tornei. Ma bando alle ciance, ragazzi, ormai lasciamoci alle spalle i World Games Days. Oggi mettevo un manifesto dedicato alla piccola riunione ludica che sarà a Sorrento, tenuto da, principalmente da Giuseppe Ercolano, e a meta di Sorrento, con gli amici Wojciech Zaleski e Nando Ferrari, che insomma daranno vita con altri appassionati, con Lucio Abbate, penso Maurizio Ferraro, Massimo Cesaro, daranno vita a questa due o tre giorni di gioco a meta di Sorrento. Purtroppo non possiamo esserci perché non si può fare una convention la settimana subito seguente, insomma tutti dobbiamo un attimo riposarci. Vi posso assicurare che domenica sera eravamo veramente veramente stanchi, ma sottolineo e risottolineo stanchi ma contenti. Ma oggi vorrei appunto parlare di Wargame, tornando a questa bella iniziativa che ha lanciato Ronald Peschiani, il cosiddetto Vexillum, cioè questo premio che diamo come associazione ai migliori giochi dell'anno precedente. Quindi siamo nel 2023, col Vexillum 2023 andiamo a premiare i Wargame del 2022. E oggi mi occuperò, un attimo che vado ad aprire la schermata, vediamo un po', eccola qui, la schermata dell'antico. Oggi mi occuperò di analizzare con voi i cinque giochi che sono stati candidati al periodo antico, e prima, cioè un lotto scelto da un numero ristretto di giocatori e poi allargato alla giuria di 25 votanti. E ho lanciato anche un... non mi vengono bene fuori le parole, se direte che il podcast dopo una settimana devo riprendere scioltezza. Oggi ho poca scioltezza, ma proprio perché sono ancora un attimo, sono ancora un po' di c'è ancora un po' di stanchezza da domenica. Dicevo, i cinque giochi del periodo antico che abbiamo prescelto e poi sono andati a votare, e ha vinto, come ben sapete, basterebbe andare a riguardare le dirette che abbiamo fatto sul gruppo Casus Belli Facebook, basterebbe andare a riguardare le dirette per avere notizie dei cinque giochi. Però qui vorrei parlarne più a fondo, e non sono un esperto di cinque giochi usciti, e fra l'altro in uno spero che sia presente in trasmissione Giacomo Scolaro, che ha analizzato molto a fondo Barbarian and the Gates, uno dei cinque wargame, ma come sapete alla fine ha vinto Successors, che non è un titolo nuovo, ma è un titolo del passato. Ciao Giacomo. Giacomo, spero che, come ti dicevo, vorrei chiamarti fra un quarto d'ora, se sei disponibile, perché vorrei farti parlare di Barbarian and the Gates, che è questo wargame che abbiamo inserito e che è stato votato nell'otto esattamente. Barbarian and the Gates è arrivato terzo, infatti non abbiamo nella diretta non abbiamo specificato il punteggio, ve lo vado a specificare. Al quinto posto, ma sempre con la menzione 414 Siege of Syracuse della Warrington, 42 punti, che è, diciamo, il punteggio più basso, anche se comunque è stato abbastanza apprezzato in generale nel 2022. Tengo a sottolineare che non è che ci fossero così tanti titoli del periodo antico. Quando dico periodo antico intendo fino alla caduta dell'Impero Romano, non è che ci fossero tanti titoli, ma questo perché il mercato in generale, dato che i wargame prodotti overseas negli Stati Uniti sono la maggior parte, non è che l'antico abbia un grande riscontro diciamo negli Stati Uniti, e quindi questo Siege of Syracuse sì, fra l'altro in solitario ne parleremo, ma non molti, ecco, vedevo anche nel gruppo, non molti, ecco Giacomo, fra un quarto d'ora ti chiamerò, non molti lo conoscevano, e quindi anche questo. Ovviamente, ragazzi, c'è anche questo problema, no? Voti un gioco
gioco e magari non l'hai nemmeno aperto o non lo possiedi. E Tony mi scrive in mi stai scrivendo in greco, Tony? Stai usando la lingua greca? Penso di sì, però in questo caso mi prendi impreparato, perché cosa c'è scritto, Tony? Attendo traduzione. E dicevo, chiaramente un gioco può anche non essere stato giocato, messo sul tavolo, però ho anche consigliato però è greco, visto che ci ho azzeccato, ho tradotto la frase, che bella, Tony intanto mentre io parlo di wargame lui si diletta col greco moderno. Ho tradotto la frase, che bella la mia città, in greco moderno su Google. E bello, Tony, adesso veramente sono più contento. Bello Tony, mi piace quando parlo di wargame sul podcast e voi praticamente vi dilettate a usare Google Translator. Benissimo. E ho detto, ho consigliato anche alla giuria, andate a guardare anche i vari commenti sul web, gli unboxing, le istruzioni, perché poi nessuno di noi è profondo conoscitore di tutti i wargame da votare, e quindi qualcuno ha seguito questa strada. Io per esempio in primis non possiedo ancora Siege of Syracuse, lo comprerò però perché voglio possedere, non è il mio My Treasure del Signore degli Anelli, voglio possedere anche Siege of Syracuse per avere questo lotto, perché poi è nostra intenzione con queste diciamo rose, con questi consigli. Ecco, Paolo Carraro, chiaramente questo è indiano, questo indie. Paolo conferma, io vi amo ragazzi, intanto mi distraete perché io leggo le chat, adesso mi andrò pure io a divertire. E dicevo, siete proprio presi da questo discorso dei migliori 5 wargame 2022 del periodo antico, mi fa veramente piacere ragazzi. E questo è Punjabi, però è un diciamo dialetto, o meglio lingua sottolingua, che si parla in India, punto di domanda, perché ragazzi poi insomma adesso Genizio Nero si occupa anche di lingue straniere o di dialetti ormai finiti in dimenticatoio. E dicevo, Siege of Syracuse, First Punic War, secondo me un ottimo titolo che è arrivato quarto nell'otto. E poi abbiamo avuto Barbarian at the Gates con 73 voti, e Trasimeno, di questo sono contento perché è autore Giancarlo Ceccoli. Che cosa ha fatto Giancarlo Ceccoli con questo scenario Trasimeno per SPQR? E praticamente lo scenario Trasimeno all'interno di SPQR più volte gli storici italiani, fra cui mi pare, non vorrei sbagliare, Brito, l'ha criticato per mancanza di una storicità, mancanza di dettagli storici, e Giancarlo Ceccoli ci ha lavorato e ha ottenuto questo bel prodotto che trovate come allegato nel magazine C3I, edito e pubblicato da Roger McGowan e figlio. E poi ha trionfato Successors, la quarta edizione della Phalanx, con 85 punti. Quindi un bel distacco. Fra l'altro Successo, sapete tutti, si può giocare sì con 2, 3, 4 giocatori, ma in realtà o 5, ma in realtà da tanto a 2. E cosa dire di questo lotto? Prima di tutto il vincitore. Ho letto un commento di un amico sul sondaggio che ho lanciato sul gruppo Facebook per vedere cosa ne pensa tutto il pubblico, non solo i votanti. E al momento, in ogni caso, è confortante vedere che anche diciamo i giocatori generici o solo i curiosi votano al 44% appunto Successors. A seguire il 25% il Lago Trasimeno e ciao Marco, benvenuto. E se ci fate caso è come vincitore, mi sa, Diego mi dici, mi sa, mi ha votato lo stesso gioco come vincitore io e te. Te lo vado, non so, adesso non ce l'ho quella, diciamo, quella parziale. Però per esempio, per quanto mi riguarda Successors, c'è un intelligente commento di un giocatore che dice:
Giuseppe Gessa, e leggere come migliore dell'anno una quarta ristampa di un gioco vecchio di 30 anni mi sembra forzato. E, allora, sì e no. Allora, Successors è stato ristampato, quindi che cosa significa? Significa che le ricerche di mercato di una casa che è abbastanza grande come la Phalanx, e le ricerche di mercato hanno condotto a un interesse sempre vivo di questo titolo, e soprattutto se voi aprite prima, seconda, terza e quarta edizione, vedete che ci sono un impianto di base, sì, ma ci sono delle sostanziali differenze. La scatola quarta edizione Successors è profondamente differente dalla terza. Dunque, non è, è forzato sì, perché ristampa, d'accordo, però non è un déjà vu, perché molti non possiedono Successors e dunque non sanno nemmeno che cosa sia. E ecco perché una ristampa... se, bella Marco, adesso ti vado a rispondere Marco, ecco perché se non è una ristampa vale la pena di votarla e abbia vinto non sia uno scandalo. E Marco mi dice, Marco, se il quarto vince, perché stiamo giocando la terza edizione su Vassa con Marco Mengoli, con Mauro Gasbarroni e Stefano Cucurullo, tutti giocatori di Latina ma un po' sparsi in tutto il globo terracqueo, scusate la battuta. E Marco mi dice, perché stiamo giocando a terza edizione su Vassal? Perché ho detto più volte, Marco Mengoli, che la quarta edizione, malgrado l'impianto di base sia simile alla terza, cambia molto dal punto di vista dei generali, di qualche carta aggiuntiva e di qualche modificatore, e soprattutto c'è qualche regola che magari cambia leggermente, ma non cambia niente in sostanza, è solo, diciamo, un nuovo make-up. E ve l'ho detto Marco, perché secondo noi, ma noi non siamo dei geni, ma che abbiamo fatto tante partite su Successors, dopo aver aperto la quarta edizione, con un regolamento un po' lacunoso, un po' disordinato, siamo tornati, visto che potevamo farlo, a giocare la terza edizione su Vassal. Fra l'altro, Marco, mi pare che il modulo Vassal, ecco, questo non l'ho ancora controllato, il modulo Vassal non so se sia quello per la quarta edizione, ma soprattutto cambiano i generali. Non so, l'Isimaco non è attivo, arriva in un secondo tempo nella stessa quarta edizione. E noi siamo abituati alla terza edizione, ma soprattutto perché è la terza edizione definitiva di Successor. Quello che ha fatto la Phalanx è stata una riedizione non da parte dell'autore. Simonic ha finito col titolo GMT, tant'è vero che lui si dissocia dagli, diciamo, giocatori autori della quarta edizione. Andate a leggere magari le note, ve le andrò a rileggere, perché l'ho detto anche nei video dedicati a Successor. Chiaramente non tutti li possono vedere, però al momento, secondo la mia modesta esperienza, la terza edizione GMT di Simonic, curata da Simonic e rifinita, è la migliore. Giacomo dice, questo non è proprio vero, e quindi adesso vado a chiamare Giacomo Scolaro, perché gli voglio sentire che cosa da dire. Ragazzi, è bello anche la discussione, vediamo un po', cerchiamo il numero di Giacomo Scolaro. Non chiamo da molto tempo esternamente, magari dopo, se Paolo Carraro rimane in linea, vado a chiamare pure lui, sempre che ci sia un audio decente. Vediamo un po' Giacomo Scolaro, che vado a chiamare, perché dice questo non è proprio vero, e vediamo se riesce a farmi cambiare idea. Ecco, pronto. Giacomo, mi senti? Sì, ti sento. Bene, facciamo anche applauso, è tantissimo che non abbiamo, forse quest'anno è la prima volta che abbiamo l'ospite in diretta. Vediamo un po' se riesco a chiamarvi un po' tutti. Sì, ecco, c'è anche Marco Mengoli, adesso vi prenotate ragazzi, questa puntata però poi ve la dovete segnare, e c'è Marco Mengoli. Posso venire io? Assolutamente Marco, preparati perché ti chiamerò. E Giacomo, prendiamo la tua affermazione, questo non è proprio vero. Giacomo, a che cosa ti riferisci quando dici questo non è proprio vero? Ragazzi, state attenti. Intanto ciao a tutti, grazie Mauro. Giacomo, è la nostra nuova, diciamo, punta di diamante. Vai Giacomo. Allora, io mi riferivo al discorso che Simonic si è dissociato dalle diciamo che non condivide.
In realtà sul regolamento della nuova edizione c'è tutto un ringraziamento di Simonic al lavoro che hanno fatto i ragazzi della Phalanx, insomma, per portare il titolo a questa versione qui. Poi, cioè, non c'è niente, neanche nel playbook non c'è. Vi leggerò la frase, perché c'è la frase che secondo me ci mette in evidenza. Simonic non è che sia particolarmente felice, ma Giacomo. Beh, comunque poi se leggi sui forum di BGG o anche durante gli upgrade del Kickstarter, c'è proprio menzione di chi stava, insomma, playtestando e anche scrivendo il regolamento, che ogni modifica consultavano Mark Simonic, tipo la modifica più importante del regolamento, che dovrebbe essere quella sulla condizione di vittoria, perché hanno cambiato l'erede da Heracles a Alexandros, no, per la vittoria di Leggenza al quarto turno. Sì, sì. Ma io, fra l'altro, Giacomo, vedi, non l'hanno presa a cuor leggero, anzi hanno proprio fatto con la balla. Però vedi, Giacomo, poi parlerò di questa cosa, perché secondo me da due frasi è chiaro che non è che posso mica stiamo parlando di un problema diplomatico, politico, secondo me. No, è chiaro. Ma al di là di questo, io ho già detto, ragazzi, noi continuiamo a giocare con la terza edizione, ma ci sono dei poverini che non la possiedono, e allora viva la quarta edizione. Cioè, non stiamo, nessuno di noi sta affondando la quarta, anzi, giocatela, perché non è che potete andare a spendere, tanto ormai la terza edizione è un pezzo da collezione, quindi alla fine non è che potete andare a spendere 200-180 euro per trovare una terza edizione. Ciao Claudio, benvenuto. Dunque va benissimo, però io ho appena aperto la quarta scatola, io quando vedo le miniature, vedo gli anelloni, dico, ma che cosa hanno fatto qua? Però io dico sempre che quella scatola non sono io, magari l'obiettivo è un'altra platea, e ci credo. Però Giacomo, mettiamo da parte queste cose da corollario e voglio parlare con te di Successors. Allora, qualcuno, se tu hai fatto caso, ha detto è leggere come migliore dell'anno una quarta ristampa di un gioco, però non è lo stesso gioco. Hanno riproposto un multiplayer che hanno amato tutti in passato, e tutto sommato a me sembra come se fosse una nuova proposta, sempre che abbia delle basi precedenti. Ecco perché non mi sembra forzato. Tu cosa ne pensi? Secondo me, sì, una ristampa, il gioco è quello, però una ristampa di spessore fatta bene, con molte più opzioni, alcune gradite, non gradite, come dici te, magari anche per esempio le miniature, o se no tutti gli scenari aggiuntivi con la possibilità di giocare a 2, a 3, a 4, che sono tutta roba in più che non serve a niente, però... Sì, però l'impianto di gioco, io sono... Bravo! Sì. Prendendo anche magari tutte le regole opzionali in precedenza che non uscite con C3I o con varie living rules, ho voluto fare un restyling, ma non hanno alterato, io l'ho detto più volte, non hanno alterato l'impianto base, quindi va bene, cioè se avessero alterato l'impianto base, mi cambi, che ne so, le condizioni di vittoria pesantemente, mi cambi i punti di legittimità, no, nulla di tutto questo. Quindi ecco perché io continuo a dire, a me non piace la quarta edizione, ma ci mancherebbe altro, se trovo una quarta edizione mi ci siede a giocare, è chiaro che uno va per preferenze, ma giocate alla quarta edizione, e non ci vedo nulla di strano che abbia vinto questo gioco, e sono contento per due motivi. Uno, non è un ex encounter, e quindi proprio per togliere quella sorta noi vediamo solo i giochi esagoni, non è così, perché Successors è tutto meno che, fra virgolette, quella complessità che tanti trovano negli ex encounter, anzi multiplayer non è altamente simulativo, tutt'altro, però ti fa giocare in una maniera veramente, ti fa trascorrere una serata in maniera veramente entusiasmante. Cioè, quello è il bello di Successors. Poi entusiasmante, perché è molto
molto narrativo, dopo la partita ci ripensi. Bravo, ecco, hai detto una cosa, ci ripensi, ti metti a pensare alla mossa, tanto è vero che successo all'inizio parti piano, poi diventa un po' complesso, soprattutto a 5 giocatori, ragazzi, successo è sfidante, cioè della volta non controlli nulla. A me piace controllare il war game, ma successo è la cosa meno controllabile che ci sia, cioè vai in mezzo al caos, ma le carte e se ci fate caso tutti questi card driven c'è una tendenza che non sono ex encounter, hanno una parte di carte e una parte operativa, e che quando sono ben sposate rendono il wargame non altamente simulativo ma altamente giocabile. E sono contentissimo che Successors del 2022 abbia vinto il Vexillum, perché rappresenta proprio il wargame, ma anche non wargame, per prendere Marco Mengoli, cioè è un bel ibrido che possono giocare tutti. Quindi ecco perché per me Successor ha vinto con merito, e tutti ha vinto con 85 punti, quindi non di poco conto. Dunque, ha dato 8 punti di stacco al secondo, che sono contento anche Lago Trasimeno di Giancarlo Ceccoli, perché noi, Giacomo, avevamo anche ammettere l'espansione di SPQR. Tu cosa ne pensi di questo? Cioè, noi abbiamo avuto qualche dubbio, ma l'espansione la mettiamo? Punto di domanda? Beh, secondo me è un grande... intanto diciamo che una battaglia di SPQR come un gioco a sé stante, cioè... Ecco, infatti abbiamo seguito questa direzione, guardate che in ogni caso è uno scenario molto storico, perché viene dalle dritte di Brizzi e tutto sommato si può giocare a sé stante, noi l'abbiamo interpretato così. Quindi. Ma sì, infatti, ma per esempio come spessore una battaglia di SPQR ne ha di più, di senza togliere niente, ma per esempio a Siege of Syracuse o al Punic Wars di Miranda, là che era nei 5, quindi cioè, secondo me ci sta come come si può dire, come grandezza del titolo, cioè non c'è dubbio che non potesse concorrere una battaglia singola. Magari qualcuno può avere un dubbio perché SPQR non è un gioco del 2022, come anche per Successors, però onestamente, cioè, sono comunque dei titoli di rilevanza che meritano di stare lì quando sono proposti. Io dico una cosa, Giacomo, che ci sono dei wargame sempre verdi e poi ci sono le nuove, diciamo, proposte, no? Certo che continuano a sfornare wargame, ma alla fine l'hobby si regge su quei 60-70 wargame nel corso, che ne so, di 50 anni. Poi è chiaro che ci sono nuove proposte, ma spesso e volentieri nuove proposte toccano l'arco di 3-4 mesi e poi finiscono nel dimenticatoio, o perché ne hanno stampate poche, o perché costano troppo, ma poi certi titoli ritornano. Quindi sì che c'è una grande produzione, io dico che questo ci danneggia, ma alla fine quei 60-70 wargame che rappresentano l'hobby tornano sempre. Successors e questo scenario, certo che fanno parte di wargame del millennio scorso, perché SPQR è del 92, quindi alla fine stiamo parlando veramente di 30 anni, 35 anni fa, però... fanno un restyling, sono un wargame ex novi, perché fanno conoscere agli altri, anche gli altri rimangono contenti, e quindi secondo me ben vengano le ristampe e lo scenario. Io fra l'altro non ho ancora giocato lo scenario Trasimeno di Giancarlo Ceccoli, perché purtroppo manca anche il tempo, lo giocherò e cercherò di fare un confronto anche con lo scenario Trasimeno da scatola. Ricordatevi, Giacomo non l'ha ascoltato, ma fu proprio Brizzi a sottolineare che lo scenario Trasimeno era tutto meno che storico, quello contenuto in SPQR, e quindi poi Giancarlo ci ha lavorato per dare un bello scenario, diciamo più storico rispetto a quello creato da Richard Berg e Mark Emma. Intanto Marco Mengoli mi dice, perché
non li segue. Marco Mengoni, no Giacomo, è amico mio, però poi non è che dice, attenzione, Marco Mengoni, Winter Quartering ha fatto un bellissimo tutorial sulla quarta edizione, invece il giannizzero Nero Video non l'ha mai fatta, vero Marco? Grazie Marco per aver ricordato, perché no, perché poi io gli voglio bene a Marco, però insomma alla fine pubblicità per il giannizzero, lui fa aspettando il giannizzero, però vabbè, lo perdono, ti perdono Marco, ti perdono. Senti Giacomo, già che ci sei ti sfrutto, perché Successors, vincitore secondo me a pieno titolo, abbiamo risposto anche a quel giocatore che ha detto ma la quarta edizione mi sento un po' forzato, anche se devo dire, e lo ribadisco, che non c'erano tanti giochi dell'antico per il 2022, molta fatica a trovare un titolo dei cinque titoli che rappresentassero meglio questo 2022. Lago Trasimeno, SPQR, ragazzi, non ne parlo più di Lago Trasimeno, perché SPQR ne abbiamo parlato ampiamente, ma torneremo a parlarne. E vorrei parlare invece di un wargame che non possiedo, che mi ha dato l'amico Giuseppe Gola solamente sabato a Piana delle Orme, quindi non conosco, lo conosco solo perché Giacomo Scolaro, no, Trasimeno in aggiunta, sì, ma della serie SPQR. Ciao Fabrizio, benvenuto. Giacomo ha parlato ampiamente di Barbarian e The Gates, vero Giacomo? Sì, l'ho giocato, questo titolo l'ho giocato l'estate scorsa, dire la verità, qui non sono freschissimo, però... Vabbè, non è che dobbiamo spiegare il gioco, però sicuramente mi trovi, tu sei più preparato di me a dire quattro cose su Barbarian The Gates, che è arrivato come terzo del lotto, secondo me meritato, perché molti mi hanno detto è wargame gradevole. Fra l'altro vi posso dire che in Wargame Geek... Vado un attimo. Io sono partigiano di questo gioco qua. Tu sì, tu appena uscito l'hai presentato in maniera entusiasta. Io non ce l'avevo, quindi io quando voi parlate io cerco di seguirvi, ma se non ce l'ho il wargame faccio fatica a seguirvi. Poi magari ci ritorno. Il problema, guardate che è un grosso problema questo, perché chi magari fa un lavoro su un wargame e ce l'hanno solo in tre, gli altri non ce l'hanno, quindi non possono seguire, e sì, dopo sei mesi è tutto già vecchio. Se ci pensate un attimo è dura, perché io mi ricordo quando tu hai parlato di Barbarian The Gates, ma chi ti seguiva se non lo possedevamo? E che cosa ci dice in quattro parole di Barbarian The Gates, Giacomo? Terzo arrivato di questo lotto. Allora, questo è un titolo di Compass Games che, tanto per collegarsi a Successors, è di quella scuola là, nel senso che è un card driven con meccanica da punto a punto come movimento. Quindi è figlioletto di tutta quella generazione di Herman, di Hannibal, di Simonic, di questi giochi qui, insomma. Sì. Allora, ambientato nell'impero romano d'Occidente, un impero romano che è sopravvissuto alla crisi del terzo secolo, che è stato trasformato... Giacomo, adesso Marco Mengoli... Giacomo, aspetta, ti interrompo un attimo, perché Marco Mengoli si sta giustificando in diretta. Il Successors di Winter Quartering è un tutorial... Quello del giannizio nero è un playthrough. Quindi abbiamo tutto. Abbiamo tutto. Va bene, continua Giacomo, scusami, vai. Stai dicendo ambientato, diciamo, nell'impero romano d'Occidente. L'impero romano d'Occidente, reinventato da Costantino, ci fa parte tutto, ci fa vivere la lotta, la guerra civile tra i figli di Costantino, che è un gioco nel gioco, nel senso che è un bonus all'interno della mega campagna. Tu puoi giocarti il setup con la guerra tra i figli di Costantino nell'impero d'Occidente. Ovviamente è a due giocatori, giusto Giacomo? Due giocatori. Sì. La campagna inizia a metà del IV secolo, quindi prima di Adrianopoli, e abbiamo Valentiniano prima come imperatore. Cioè, i fan di Giuliano rimarranno delusi, ma questo è un gioco che va fino al 476 d.C., quindi accompagneremo l'impero fino alla data istituzionale della caduta, ma non ci saranno proprio tutti gli imperatori, perché è impossibile, ci sono i personaggi che
nel bene o nel male, hanno visto qualche evento significativo sotto la propria esistenza, notorietà, e quindi qualcosa è tagliato. Quindi magari troveremo personaggi come Teodosio, Onorio, ma anche generali come Ezio, Stilicone, Bonifacio, insomma, così via, Odoacre, anche fino ad arrivare a Cimelo. Questi senti, ma in poche parole, Giacomo, come si sviluppa il gioco? Carta e muovi, in poche parole? In poche parole, sì. Diciamo, è un card driven di stampo classico, quindi magari combattimenti con vari modificatori, ai leader, che, eccetera, insomma, leader, terreni e quanto altro. Sì, è abbastanza stampo classico, ma è controllo di regioni, controllo politico, quindi magari come tutto questo filone qua lo riprende dai Successor, dagli Hannibal, ovviamente con le proprie dovute gestioni. Allora, un giocatore comunque interpreta il romano, l'altro interpreta il barbaro, e l'obiettivo della partita per il barbaro è impedire che il romano vinca, cioè deve portarlo a 0 punti vittoria. Questo succede quando a fine del turno perde, non ha un certo controllo di un certo numero di regioni. Se è sotto una certa soglia, comincerà a perdere punti mano a mano, insomma. Altro modo per perdere punti magari è tutta la questione dei raid, che questi qua vi ricordano molto tipo quelli di Wilderness War o di Bioshock, a me. Quindi magari vai dentro il territorio nemico, tenti a saccheggiare, eccetera. Quindi anche la questione dei raid fa sì che il romano deve presidiare bene i territori, non può fare stacking sulle frontiere. Un'altra roba bellissima, due argomenti bellissimi che sono trattati in questo titolo in maniera intelligente, che non ho visto in altri, è il problema delle immigrazioni, nel senso che le invasioni barbariche erano sta orda di combattenti, non so, feroci come ce li immaginiamo con le corna, ma nel senso era migrazione di popoli che erano pressati alle frontiere e che quindi invadevano territori per esigenze vitali, perché non c'era cibo, le condizioni meteorologiche avverse, in più l'accumulo di altre popolazioni che quindi tagliava il loro spazio vitale. Quindi vedremo arrivare i Burgundi, poi i Franchi, Visigoti, Ostrogoti, gli Unni dietro che pressano. Queste sono popolazioni che devono muoversi, quindi un po' alla volta diciamo il limes viene valicato e comincia a scricchiolare. Altro aspetto fondamentale, che è anche un bel twist di questo gioco, è che affronta anche il problema della successione imperiale in maniera intelligente, nel senso che certi generali qui hanno la possibilità di ammutinarsi attraverso il gioco della carta da parte del giocatore barbaro. Il barbaro quindi si troverà magari a quel punto a controllare delle truppe romane, oltre ovviamente alle popolazioni barbariche, quindi facendo perdere anche dei punti di territorio e anche varie truppe che magari verranno spostate fuori dal confine, eccetera. Quindi questo da una parte limita l'overstacking, cioè non puoi fare sti blob che girano per la mappa perché hai paura che l'altro te le freghi. D'altra parte però, quando se il barbaro e il generale che si rivolta fa troppi progressi, questo rischia di diventare anche un'usurpazione di successo, e quindi le truppe ritorneranno dalla parte del giocatore romano. Adesso detta così, poche parole. Sì, sì, poche parole. Senti, Giacomo, è lungo? Sì, è durata impegnativa, perché per farti la campagna ti servono 6 orette, 7 orette. Voi, allora, il designer, dimmi? Il designer è molto in gamba, è Chris Van Beurden. Famosissimo, ragazzi, tutte le sere mangio la pizza con Chris Van Beurden. Però è quello che ha fatto Europe in Turmoil, sempre di Compass Games, e poi ha fatto anche un capitolo della serie No Peace Without Spain, sempre di Compass Games. Ma si ispira, chiaramente si è ispirato ai card driven più noti. Ha fatto, sì sì, i card driven sono stampo classico, ai giochi operazioni o giochi evento,
lui ha disegnato solo car driven e devo dire che, cioè, almeno a me ha gusto questo qua, è un bel car driven, bello fresco, bello tagliente, bello. Beh, quindi dinamico. Secondo te, allora, alla fine, al di là di chi vince, cioè, meritava la menzione nel lotto dei 5 giochi del 2022 sull'antico, giusto? No, di brutto, se posso permettermi un eufemismo, sì sì, assolutamente sì. Quindi ragazzi, Barbarian the Gates è un altro consiglio da parte nostra, perché ecco, Giacomo probabilmente è quello che l'ha provato di più rispetto a noi, io vi ripeto, ne sono entrato in possesso solo la settimana scorsa, però vedete, poi noi ci lasciamo, a che cosa serve il consiglio o un podcast o un video? Lasciatevi convincere, e quando 10 persone vi dicono guarda quel sistema funziona, provatelo, perché si fa proprio questo, cerchiamo di dare una direzione al nostro hobby, e Barbarian the Gates secondo me dà la direzione al nostro hobby, e ribadisco che non è nemmeno lui Ex Encounter, a riprova che insomma l'Ex Encounter è uno dei principali aspetti, è uno dei principali sistemi, ma non è il sistema del wargame. Senti Giacomo, adesso chiamo Marco Mengoli perché scalpita. Vai, vai. Senti, grazie, Giacomo, ti ringrazio, e se poi sei libero dal lavoro prossimamente, perché faremo qualche altra puntatina del Vexillum, io ti chiamo, così anche tu che stai producendo, ricordiamo che Giacomo Scolaro si diletta con Winter Quartering e fa i tutorial, mentre io faccio solo i playthrough secondo Marco Mengoli, che è molto preciso sulla terminologia. Ragazzi, non mi sbagliate, perché se no c'è il professor Marco Mengoli che ci mena. Senti Giacomo, un abbraccio, grazie, e fammi chiamare l'altro non wargamer. Ciao ciao Giacomo, grazie, ciao, ciao, ciao a tutti, grazie. E allora ragazzi, adesso abbiamo parlato con Giacomo, che è stato secondo me esaustivo, insomma non abbiamo tantissimo tempo, nel descrivere Barbarian the Gates, Successor, Barbarian the Gates, Lake Trasimeno, e adesso andiamo a parlare con Marco Mengoli di un gioco più piccolo, che chiaramente essendo solitario è stato votato di meno, però secondo me meritava la menzione, e chiamiamo Marco Mengoli e vediamo che cosa ci dice di Siege of Syracuse. Vado a chiamare Marco Mengoli sperando che mi risponda dopo tutto il fango che gli ho gettato in trasmissione. Vediamo se chiama. Marco? Eccoci, mi ecco, senti? Applausi anche per Marco Mengoli. Undici secondi di applausi, 14 mi sembrano troppi. Senti Marco, dopo che sì, ti ho riempito di fango per tutto il podcast, certo. Senti, ma perché sennò devo attaccarmi a qualcosa, perché sennò diventiamo poi un po' noiosi, un po' ridondanti. No, bisogna fare un dissing, è una cosa che va di più su YouTube, quindi anche noi. Senti Marco, secondo me, ecco, ribadisco che i titoli dell'antico non erano tanti, il 2022, ma La Rosa secondo me era affidabile, era insomma condivisibile. Chiaramente tu mi dici, ma io non posso parlare di, o meglio, leggerei la recensione, non è che ci vuole una scienza, però mi piacerebbe più ascoltare il commento di uno che l'ha provato sul campo e mi può descrivere sommariamente quello che è Siege of Syracuse, che è il quinto, che diciamo l'ultimo dell'otto, però secondo me è arrivato ultimo anche perché probabilmente chi non lo conosceva non si è azzardato a dargli più punteggio. Tu Marco cosa ne pensi? Ah, è arrivato ultimo anche perché dai, è il classico, intanto ci sono i cubettoni di legno e quindi già che a noi piacciono tanto, ragazzi, sì, qui. Esatto, noi ci conviviamo con i cubetti, sapete, arga i cubetti, però non è che li buttiamo dalla finestra, no, ci mancherebbe, no, altro. Posso dire anche che nell'altro premio, quello del pubblico, no? Perché questo qua è quello della critica e poi c'è il premio del pubblico, e finito anche quello nei cinque finalisti, quindi in ogni caso è un gioco che è stato presentato e che ha il sistema di Malta Besiege, che è quello precedente, che è il primo che ha iniziato la serie di Grid Sieges,
appunto da Washington. Tu li hai comprati tutti, Marco? No, ho preso solo Siracusa. E comunque i miei interessi sono fortemente orientati lì, mentre so che mi sembra Ronald parlava di Malta, quindi poi per Malta senti lui, ma comunque il sistema è praticamente lo stesso. Hai un sistema molto astratto, ma comunque collegato al terreno storico, è un sistema che in parte è un push your luck, nel senso che tu punti a fare è una stupidaggine, è un sistema di coperta corta, nel senso che tu hai delle carte evento che vengono prese per vedere, tu come solitario tieni gli assedianti. Non tieni gli assediati, sempre sono simulati dalla Siracusa, è simulata dal gioco nella versione base, poi c'è una versione anche per giocare a due, di cui parliamo un attimo magari dopo. Ah, c'è anche la versione a due. Ah, sì. Che non ho provato, ho provato solamente quella in solitario. Comunque sia, di base il concetto è coperta corta, cioè tu devi fare un po' di cose, che fondamentalmente per Siracusa vuol dire avere fare il blocco navale e costruire il muro che isola, quindi fondamentalmente Siracusa, la terraferma, in modo appunto da completare il cerchio dell'assedio. E nel mentre Siracusa cerca di rispondere a questi tuoi tentativi. Il gioco si basa un po' sul concetto, per essere molto semplicistici, una mora cinese a 5. Hai 5 punti, hai 5 aree in cui tu puoi mettere il tuo attacco, hai 5 aree dove il gioco simula Siracusa a mettere la sua difesa. In base all'incrocio con questi due fattori si vede come quello che avviene. Detto così sembrerebbe una baccata, invece devo dirti che il gioco funziona molto bene, ti dà una bella tensione. Tu perdi quando il morale collassa perché hai perso troppe truppe, o perdi in altre situazioni più particolari. Siracusa perde quando appunto tu hai completato il tuo cerchio e l'hai assediata completamente, e apparentemente soprattutto all'inizio tu hai un sacco di cose da fare, un sacco di potenza, e dopo un po' ti rendi conto che questi quattro sono a menà dovunque, ed è già molto se arrivi al secondo mazzo, perché come avviene spesso in molti di questi card driven, hai due mazzi che ti danno il primo, quello che avviene nella prima metà della guerra, il secondo, quello che viene dopo la seconda metà della guerra, quando arriva il supporto cartaginese. E buonanotte il supporto spartano, non so come il supporto spartano, che appunto cosa ne chiese aiuto gli spartani. Gli spartani mandarono un ufficiale e un po' di gente con lui, ma neanche tanta. È praticamente come dire aiuto, devo vincere la Serie B, e ti mandano Mourinho, insomma, ecco, questa più o meno è la situazione. L'autore è Dan Fournier, quindi sì. Autore europeo, molti autori europei diciamo cercano delle nuove strade per questi wargame, non wargame, diciamo, che poi alla fine sì, astratti, però sono fortemente, sono caratterizzati molto storicamente, quindi alla fine non è male. Anche la scatola a me piace anche la grafica di questa scatola, tutto sommato. No, ma anche le carte sono molto belle e devo dirti che anche giocato a due, proprio questo concetto di, appunto, torno a dire, moda cinese a 5, rende, secondo me, anche se non ho mai provato, rende, perché comunque sia appunto questo gioco di finte contro finte che può funzionare molto bene. Ecco, adesso sto per dire una bestemmia, ma ricordo che ho anche il podcast del non sportivo. Ricordo un po', per chi li conosce, i giochi del football americano, in cui tu appunto l'attacco scegli un tipo di gioco che la difesa non deve capire, e la difesa cerca di capire cosa ha scelto l'attacco. Insomma, ecco, il concetto di gioco dal punto di vista del gioco è un po' una cosa del genere. Quindi non ovviamente un gioco, uso l'aggettivo, simulativo, però tutto sommato ti fa entrare nell'idea di questo assedio. Le carte simulativo, Mauro, sai, è un discorso che è amplissimo. Comunque sia, la conformazione iniziale è quella, l'area geografica è quella, gli eventi sono quelli. Quindi, insomma, ci siamo, vi ripeto, è un altro segno di quello che, certo, che rappresenta il nostro hobby, non solo la simulazione esasperata o completamente esagonale, ma anche coi cubetti. Io delle volte li prendo in giro, ma ragazzi, ci si può convivere coi cubetti e con le linee di legno, ci mancherebbe altro. E vi ripeto,
È una nuova proposta, arriva ultimo in un lotto di 5, ma ultimo però rappresenta la produzione di Wargame dell'antico del 2022, quindi io sicuramente mi manca, lo comprerò, perché poi sono incuriosito e mi lascio influenzare, quindi secondo me con merito è rientrato nella rosa, o no Marco? Cioè, alla fine io... No, ribadisco, cioè lo vediamo in entrambi i principali premi, quindi anche nel principale premio internazionale, quindi assolutamente. Nei principali premi tu ti riferisci a Charles? Sì, il Charles adesso non mi ricordo perché vabbè, insomma, è più vasto, premia veramente il pubblico, no? Come si dice, sì. Come sapremo, no? Questa qua è la critica, quello è il pubblico, e comunque è comparso nei 5 anche lui. Poi ho scritto anche prima in chat, il Charles ha vinto Great Balls of Julius Caesar, che se dicono ma successo il quarto è una ristampa, quello là è proprio una ristampa, cioè quello è proprio uguale. Allora io ve lo dico, Caesar nella rosa lo volevamo far rientrare, poi però abbiamo fatto il discorso inverso rispetto a Successo, però Caesar, ragazzi, è veramente lo stesso sistema, è una nuova atola. Cioè, invece Successo c'era questa Successo, guarda che è una nuova edizione, ci sono dei cambiamenti. Caesar non cambia niente, ragazzi, cioè chi sa giocare a SPQR e Fratelli e Cugini lo piazza e lo gioca, cioè non ci sono differenze. Ecco perché abbiamo preferito di comune accordo non inserire Julius Caesar, perché secondo me, se dipendeva da me solo, io su Julius Caesar l'avrei fatto vincere. Però alla fine mi rendo conto che è ancora più forzato, se vogliamo usare questo termine, di Successo. Julius Caesar non è nulla di nuovo, il regolamento non è cambiato, ragazzi, è veramente, non è una reinterpretazione da parte dei giocatori. Quindi Tony ci fa notare, c'è pure The Siege of Syracuse della TPS, Tony, è della serie 20 della TPS, ma io non l'ho mai giocato veramente, cioè, non è, ce l'ho ma è rimasto là. Grazie Tony, perché non me lo ricordavo che faceva parte di questa serie della TPS, però secondo me questa edizione della Waddington merita l'attenzione, e quindi dovremo parlarne anche in futuro. Mi piacerebbe fare anche dimmi Marco. Sì, allora io probabilmente ne parlerò prima o poi nella Speranza del Giornalista Romero, quasi sicuramente, anche perché comunque sto facendo una serie sulla guerra del Peloponneso. Sì. Poi devo dirti che io sto anche provando a spingere Alessandro D'Antusi e Dalgo Ludo per un'edizione italiana. Sarebbe una buona cosa. Per una semplice ragione, loro sono abbastanza rifattari contro il solitario, ma ribadito questo qua, funziona anche in due, magari alla prossima convention o così lo proviamo. In ogni caso, perché Dalgo Ludo sta seguendo una linea che a me piace molto, di unire il gioco alla cultura. Faccio degli esempi che sono recenti e di prossimo futuro. Sì, tipo, ma va? fa il gioco sui Cangaceiros, lo presenta l'ambasciata romana. Sì. Trovate anche il video su YouTube. Adesso fa il gioco Pyramid Dice, ispirato all'Egitto, lo presenterà al Museo Egizio di Torino. Io, fra l'altro, per me è un'agitazione pazzesca, perché adesso è inizio dicembre, vado a Torino, mi presentano come lo straordinario esperto che ha aiutato la terminologia al Museo Egizio di Torino, quindi già sono terrorizzato. Bene, bella cosa, però dai. Sì, no, ma io sono contentissimo, infatti, assolutamente. E sì, John Syracuse, secondo me, sarebbe il gioco ideale da presentare al Museo di Siracusa, che fra l'altro non so quanti l'abbiano visto, per me continua a essere uno dei musei ecologici più belli d'Italia. E quindi, insomma, chissà che da cosa non nasca cosa. Adesso dopo Torino iniziamo a lavorare. Bene, quindi ragazzi, annunciamo in diretta che Marco Mengoli, il non gamer, sarà presente, perché ormai è presente ovunque, anche a Torino, a presentare il gioco sugli egiziani, perché ormai Marco Mengoli è lanciatissimo, ragazzi. Lo incontreremo a Torino. Quando vai a Torino? Allora, è il primo fine settimana di dicembre. Quindi se sono qui nel profondo Piemonte, magari vengo a vedervi. Adesso vi dico la data esatta, il primo sabato. Allora, mi hanno detto che dovrebbe essere il 2 dicembre. 2 dicembre, vediamo un po', se sono qua in Piemonte andremo a trovare Marco Mengoli, che griderà unpunched
No, però è una bella manifestazione, c'è la presentazione, ci sono i disegnatori, c'è il game designer e poi dopo si va in un pub lì vicino a sbronzarsi, a giocare. Senti, ma il Museo Egizio è quello, diciamo, diretto da quel signore tanto criticato? Lui è un fenomeno, diciamo. Secondo me sì, cioè io sono d'accordo. Poi è chiaro che, ragazzi, non facciamo politica, però è chiaro che là fuori il livello medio è molto basso e quindi lo attaccano perché non sanno come. No, ma lui è proprio bravo, cioè lui è molto capace. Secondo me sì, secondo me ha un'ottima visione e non è un posto facile il Museo di Torino, e lui veramente l'ha portato a livelli eccezionali. E poi vi fa il fatto che ci presentiamo un gioco dentro, infatti è apertura mentale alla grande, esatto. Ragazzi, io perché tra virgolette ce la siamo un po' presa con storie di guerre e guerrieri, perché loro non sono un giornale di giochi. Beh, cavolo, ma cioè il wargame può anche essere, cioè una tre pagine dedicate al wargame possono essere anche un fatto di arricchimento per il giornale. Aggiungo il fatto tristissimo che la Spray adesso esce con Master. Che cos'è? È una rivista completamente dedicata al gioco di ruolo. Cioè, ma potevate lasciarci quello caspita di quattro quel, pagine. Sì, ma alla fine, no? Ma voi potete fare, però non rispondere, noi non facciamo giochi, perché vuol dire che non hai capito niente, perché il direttore del Museo Egizio, secondo me persona illuminata, vi fa presentare un gioco dentro il Museo Egizio, proprio sposa storia e gioco, che insomma è quasi scontato, ma però... Ma se andate al Museo Egizio di Torino, nel bookshop, trovate anche Libro Game, che è uscito 3-4 anni fa, Libro Gioco, Vivi, fatto anche lì da un appassionato con tutti i crismi storici, ed è in vendita al Museo Bookshop del Museo Egizio di Torino, che è il principale museo d'Italia, uno dei successo. Mi sentite? Sì, okay. Sentiamo, Mauro. Sono tornato, ragazzi, ribadisco quello che ho detto, parlavo di First Punic War, che non si vede sovente un wargame focalizzato solo sulla prima guerra punica. Questo l'ha fatto, è un wargame come al solito di Joseph Miranda, che ne fa 50.000, ormai però ha imparato. La grafica è accettabile per essere un wargame rivista, ma qual è poi il problema di questi? È un classico, ragazzi, movimento, combattimento, poi chiaramente ci sono le regole particolari per il teatro di guerra, ma non è niente di innovativo.
emotivo, però per l'argomento trattato e come l'ha trattato il gioco scorre, è molto semplice e quindi semplice per coloro che amano l'esagono. Marco mi diceva appunto, io non ho un ho un rapporto conflittuale con l'esagono, notare il termine rapporto conflittuale, e quindi alla fine non è attirato dall'esagono, ma il problema secondo me non è l'esagono, è il costo della rivista. Cioè, questa rivista costa, allora, al pubblico americano costa circa $40, e adesso mi pare che sia anche aumentata, 40, questo è il numero ancora 336, vediamo un po' se riesco a leggere il prezzo in copertina, vediamo un po' se riesco a leggerlo, ecco, questo è $49, scusate. $49 per la rivista e il gioco, ragazzi, sono tanti. Se ci aggiungete $10 o €10, vi prendete un gioco in scatola. E quindi costa così, mi pare, tanto per citare quello che prima. E quindi non so, io per me l'unica rivista che seguo è Stargate Tactics, perché le altre non puoi seguire 4-5 riviste, e sono rimasto affezionato a quella di cui ho sempre collezionato, letto e giocato, cioè Stargate Tactics, ma sono $50 e magari il Wargame che esce, insomma, magari c'è un'altra scatola che ti rappresenta meglio quella battaglia. Anche se a me piacciono, vi ripeto, il valore aggiunto di Stargate Tactics non è il wargame, sono gli articoli che spesso e volentieri sono fatti su carta di una certa grammatura preziosa, tante cartine che ti rappresentano per bene qualsiasi operazione della storia militare. Ecco perché prediligo Strategy and Tactics. Questo wargame secondo me è uscito bene, e se andate a vedere anche su Board Game Geek, fra l'altro voi dovreste leggere anche fra le righe Time, su Board Game Geek addirittura non è dato quanto dura il wargame, e se ci pensate un attimo, insomma, ragazzi, l'avete giocato fino alla fine? Sempre, insomma, sì, ricordiamoci, scusa se mi intrometto, ma tanto sei il professore, rompe i maroni, ricordiamoci che appunto il tempo su Board Game Geek è o il tempo che è indicato sulla scatola, questa sua rivista, sì, o quello che dice la comunità. Quindi evidentemente nessuno nella comunità l'ha giocato. E questo è veramente triste, ragazzi. Nessuno ha detto, vabbè, datemi almeno un'ora, delle volte sono fuori, se uno conosce bene quel gioco e vede il tema, questo chi l'ha detto? Però... vi ripeto, questi giochi di vista che ne escono ogni 2 mesi, ma non è solo Strategy and Tactics a fare i giochi di vista, sono 4-5 testate, ma scusate. No, per esempio, infatti apprezzo molto Against the Odds, ma per un'altra ragione, perché invece a me piace il monografico. Io ho smesso di comprarlo perché non posso comprare 50.000 riviste. Ma sono dei pochi, ho scoperto a cui piace molto il monografico. Ma è bellissimo, ATO è un altro bellissimo magazine, però devi fare delle scelte, cioè non puoi spendere €200 di riviste che fra l'altro almeno riuscissi a leggerle tutte, ma mi sono reso conto che gli articoli, anche se vai a letto leggendoti un articolo, non è che ne puoi leggere tantissimi, e siamo arrivati a 3 mesi dopo che arrivano i nuovi numeri, non ce la fai, e quindi è meglio comprarsi una rivista che dici almeno questa la apro e la leggo, le altre 3 le vendiamo all'asta sempre, no, cioè alla fine risparmiamoci. Noi apprezziamo, insomma. Sì, quando ci fanno di cose siamo sempre contenti. Ma fra l'altro, Marco, lo dico, all'asta prossima sono pronti i titoli per l'asta prossima, e sarà sempre un'asta ricca, perché alla fine molte cose si ammucchiano e a un certo punto le togli, ci rimetti circa il 50% di quello che hai speso, perché è così, però almeno fai contento gli altri. Io sono per questa filosofia, sì, vabbè. Sono scappato col tuo Tiger Leader, quindi capito, alla grande, no? Allora, Fabrizio mi dice, meglio Against the Odds, Fabrizio, che Strategy and Tactics come giochi. Ma Fabrizio, allora, a me Against the Odds, io l'ho presa fin dal primo numero, entusiasta, ne sono ancora entusiasta. Ho smesso di comprarla, ma se c'è qualche wargame interessante la compro, cioè perché so che mi interessa.
E Fabrizio, secondo me non puoi fare un'affermazione così assolutistica, devi un attimo, apri la Wargame e lo provi, perché meglio ITO negli ultimi anni come giochi, no? Ci sono dei splendidi Wargame sia in Against the Odds che in Strategy and Tactics, quindi secondo me bisogna veramente aprirlo e verificarlo e magari affidarsi a qualcuno che fa le recensioni, ma è diventato difficile veramente aprire la rivista, piazzare il Wargame, perché poi ci sono così tante, diciamo, proposte, che il male per il nostro hobby, che non riesci, ecco, ad aprire la rivista e provare il Wargame almeno per un paio di serate. Io ce l'ho fatta con l'ultimo Strategy and Tactics, quel solitario, secondo me ben fatto, quello della Jihad, ed è stata una sorpresa, ma perché ho avuto tempo di aprirlo, e non sempre si ha tutto questo tempo. Comunque, se vogliamo chiudere la trasmissione, alla fine ragazzi, stanno votando sul gruppo Facebook e, udite udite, sembra assurdo, ma chi sta votando sul gruppo Facebook non ha dato alternative, e sui 5 giochi i votanti, come dice Marco, il pubblico sta seguendo le stesse direzioni, cioè Successor al primo posto, Lago Trasimeno al secondo, Barbarian the Gates al terzo, The First Punic War al quarto e Siege 414 Syracuse al quinto con 3%. Quindi tutto sommato è bello avere questa sorta di direttamente di corrispondenza diretta. Vedremo un po' poi alla chiusura, ma penso che le cifre sono così chiare e distanti l'uno dall'altro che la posizione rimarrà così. Intanto salutiamo Marco, ricordiamo che sarà protagonista con la Ergo Ludo a Torino, come ha detto, il 2 dicembre per la presentazione. Com'è il titolo di questo gioco, Marco? Non hanno fatto questo gioco di ambientazione egiziana. Però non sai, non abbiamo il titolo certo. No, Pyramid Eyes si chiama. Pyramid Eyes, ma sì, wargame astratto. È un classico American game, insomma, di ambientazione egizia, ma non è una simulazione, intendiamo. Vabbè, già che ci sei Marco, se conosci, se vai al Museo Egizio, digli che ci sono degli splendidi simulazioni. Io penso al numero Against the Odds di bravo. C'è anche il gioco che ha fatto Sabin, comunque sia, con i londinesi, sempre su Kadesh, che è molto carino. Insomma, di cose ce ne sono sull'Egitto. E il fatto è che in realtà l'Egitto alla fine piace molto più come ambientazione generica, come stato della mente, che come simulazione effettiva. Vabbè ragazzi perdonatelo, è il non war gamer, quindi adesso va nella metafisica, comincia a fare questi discorsi. In effetti è vero, c'ha ragione. Guardate che Marco poi è un profondo conoscitore, quindi alla fine sa di che cosa parla. Quindi andiamo a Torino, andiamo a seguire. Ma io spero di esserci veramente. Se sto qua, se sono qui nella triste Valsesia, magari vado a visitare il Museo Egizio, che non ho mai visitato. Marco, grazie di tutto, un abbraccio e a presto. Ciao Marco, ciao. Bene ragazzi, abbiamo avuto Marco e Giacomo in diretta, non male. Avrei voluto chiamare anche Paolo, magari prossime trasmissioni, perché adesso ricomincerò a chiamarvi, perché almeno come dico sempre la trasmissione diventa più interattiva. È chiaro che dobbiamo avere l'argomento, in questo caso gli argomenti c'erano, e sono contento del sondaggio sul gruppo, perché insomma conferma le votazioni della giuria, che quest'anno era di 25 votanti, l'anno prossimo sarà di 30, tutti giocatori di esperienze, appassionati, la allargheremo a 30 giocatori. Ma ecco, il lotto antico, proprio perché non c'erano così tanti titoli, era più semplice. La volta prossima non so se farò il Giannizzero domani o dopodomani, vi avvertirò, parleremo del periodo, diciamo, medievale, quello che va
dal, fatemi vedere come abbiamo diviso i titoli, fino diciamo dal dopo caduta di Roma fino a veramente prima del 1500, insomma, scoperta dell'America, vediamo un po' quello che viene fuori. Altri cinque titoli un pochino ancora particolari, ma secondo me degni di nota, che sempre abbracciano le varie caratteristiche del nostro hobby. Ora, signori, vi auguro buona serata. Saluto Fabrizio, grazie Tony. Paolo non riesce a riconnettersi con l'audio, è andato via, spero che insomma l'audio sia tornato. Diceva Paolo: non è che se un gioco vince un concorso ciò sia sempre positivo, proporre giochi con le stesse regole già pubblicate in passato non sono novità. Se nel concorso si votano giochi di tutte le epoche va bene, se si vuole focalizzare la novità non andrebbero neppure proposte. Questo è il commento di Paolo. In realtà Fabrizio Cesar ha la gestione dei comandi molto diversa da SPQR, sì, ma al di là Cesar riprende pari pari le regole dei Cesar vari usciti in precedenza nella serie Grey Battles of the History. Quindi sì, Cesar è, noi diciamo, io lo dico sempre per semplificare, no? SPQR, ma chiaramente con la gestione dei comandi diverse. E Tony ha ricordato The Siege of Syracuse della PS, e abbiamo avuto Papa Giacomo che è intervenuto dicendo che lui ha sottolineato Mauro, secondo me Max Simonic non è in disaccordo, anzi è apprezzato, andrò a riprendere, è chiaro, non è che ha disprezzato, ci mancherebbe altro, hanno riproposto un suo gioco, però secondo me non ha condiviso pienamente certe scelte, ma lo rivedremo. E Marco Mengoli diceva: non condanniamo le ristampe. Il Robert Edwards l'ha vinto The Great Battle Giulio di Caesar, che è ancora più simile all'originale di Successor 4. E Claudio che era arrivato, ciao Claudio, ti saluto. E, bene, ciao Diego, ciao Damiano. E spero, domani non lo so ragazzi, sono indeciso se andare in diretta col video o col podcast, ho già il materiale pronto, devo decidere, quindi sicuramente domani andrò in onda, ma come al solito userò il gruppo Facebook e la redazione di WhatsApp Giannizio Nero 6 per dare insomma la notizia. Ciao, alla prossima e via con la sigla!